Buonasera e bentrovati a una nuova puntata del Caffè dello Sport, weekend largamente positivo per i colori dello sport triestino. Iniziamo dall'Alma che ha vinto a Roseto sfatando il mal di trasferta dopo 6 sconfitte consecutive, ha battuto gli Sharks per 87-91, gara sofferta ma che ha portato 2 punti importantissimi perché nel contempo la Fortitudo invece ha perso con Ravenna e quindi ecco che l'Alma torna a capo classifica a pari punti ma con differenza canestri a favore. Una vittoria, seppure con l'ultima della classe, che insomma getta anche acqua sul fuoco relativamente alle polemiche della settimana scorsa e alla panchina di coach Dalmasson, visto che lunedì scorso, insomma, anche a livello di messaggi, risposte di Mario Ghiacci in trasmissione, insomma, eravamo in una situazione parecchio vulcanica. Ora ci si proietta verso il finale di stagione con la speranza di, diciamo così, di mantenere il primo posto, anche perché la prossima settimana la Fortitudo incontrerà Treviso, quindi c'è un altro big match da osservare da lontano. Triestina invece, dato più importante prima di parlare del risultato, 6.000 tifosi a Rocco al netto dei 1.000 vicentini, quindi entusiasmo che ritorna in maniera importante nello stadio Triestina ed è il dato insomma che vorremmo sentire più spesso per quanto riguarda il calcio di casa nostra. Il derby si è fermato sullo 0-0 tra Triestina e Vicenza, tanta la mole di gioco prodotta dai ragazzi di Principali, purtroppo manca ancora il gol, il momento un po' questo della Triestina che ha trovato la quadratura del gioco anche con i nuovi acquisti ma fa fatica a finalizzare sotto porta, ma siamo ancora lì, sempre in zona playoff, sempre a un passo dalle prime posizioni. Poi pallamano, terzo risultato utile per quanto riguarda la pool playoff, battuto i Colonie con protagonisti ancora Udovicic e Crespo Diego. Pallanuoto invece, doppia sconfitta per i maschi, si allontana la possibilità di salvarsi direttamente nella massima serie nazionale, vittoria invece per le ragazze, le Orchette contro il Varese Olona, risultato di 8-4. Ultima nota di colore, parleremo anche della Triestina Saragama, capitana della Juventus femminile e della nazionale, che presta il volto a una delle nuove 17 Barbie, le bambole più amate dalle bambine, che è stata scelta tra 17 personalità a livello mondiale, tra donne che hanno rotto gli schemi, hanno fatto qualcosa di importante per ispirare le nuove generazioni. Parleremo di tutto questo con i nostri ospiti. Torna l'amico Roberto Urizio di City Sport. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Accanto a lui Giga Gianelizze, ala dell'Alma Trieste, tra i protagonisti della vittoria. Buonasera a tutti. Tutti lo chiamano Giga, ma il nome giusto è Giga. Mirko Petrella, attaccante della Triestina, rientrato ieri sull'erbetta, che dire erbetta insomma, ha più buchi che altro del Rocco, speriamo la mettano a posto quanto prima. Ciao Mirko. Buonasera a tutti. Accanto a lui c'è il mago che non può mancare, che soprattutto ha riscaldato gli ospiti con le barzellette che alle 22.30 non si possono raccontare, le raccontate prima, infatti li vedete tutti belli pimpanti e sorridenti, giusto? Buonasera a tutti. Riscaldamento affidato al nostro mister. Iniziamo col basket, con la vittoria e con il nuovo primato Alma. Vediamo. Un 1-0 sofferto e bruttarello, che però vale oro in classifica. In ambito calcistico il commento sarebbe stato questo. Ed anche se nel basket la palla è a spicchi e non a esagoni, il paragone stavolta ci sta tutto. L'Alma vince con l'ultima in classifica Roseto, una partita che rischiava di buttare alle ortiche nel finale. E torna prima in classifica, a pari punti con Bologna, ma con la differenza canestri a favore. La Fortitudo infatti, dopo aver prevalso con Bergamo il supplementare nel recupero infrasettimanale, ha perso ieri con Ravenna, ancora una volta all'overtime. Negli Abruzzi l'Alma si dimostra due facce, quella del primo quarto assomiglia molto a quella del record di vittorie consecutive, nonostante l'assenza di Fernandez per un risentimento muscolare. Gioco veloce in contropiede, Green a guidare con la sua energia, da Rossa a smazzare assist, Prandin con la solita verve e Bowers puntuali in attacco. Dopo il 22-28 del primo quarto e con l'altra faccia dei biancorossi, decisamente più corrucciata. Il tiro da tre non entra, gli americani finiscono in panchina a rifiatare ed ecco il controparziale di 9-1 con il triestino Marco Contento indemoniato, chiuderà con 25 punti da miglior realizzatore assoluto. Loschi e Gianelizze ci mettono dell'oro, Cavaliero trova la tripla del più 6, ma Contento e Carlino riportano gli squali sotto di una sola lunghezza a metà gara. Nel terzo quarto l'Alma si ritrova a bombarola, 3 conclusioni in fila di Cavaliero, Prandini e Bowers la riportano sul più 10, poi una striscia di 7 punti di Cittadini, fra cui una bomba, e l'altro bolide di Loschi con fallo che segna il 58 a
72. La gara sembra decisa e invece ancora una volta Roseto risorge. Dal meno 11 con cui inizia l'ultimo quarto, gli Sharks ribaltano di colpo l'inerzia del match. Marulli, 3 su 5 dall'arco, bombarda dalla distanza. Oghide incide sotto i tabelloni e l'oriundo Carlino completa l'opera. Blocco di Oghide, Carlino da 3 punti, impossibile! Roseto è inaspettatamente in vantaggio 86-85 a 100 secondi dalla fine. Lo spettro delle 6 sconfitte esterne consecutive più l'uscita dalla Coppa si palesa sugli spalti, soffiando sulla conclusione di Cavaliero, ma Bowers lo spazza via. Sono poi le forzature abruzzesi e la precisione di Trieste dalla lunetta a completare l'opera con Cavaliero e Green, 87-91, una boccata d'ossigeno per squadra ed ambiente. Questo è un po' il racconto della partita, il film della partita, importante per 3 motivi: 1 per i 2 punti Giga, 2 perché si torna primi in classifica e 3 per le polemiche della settimana che insomma chiaramente hanno inciso sull'ambiente, sugli animi. Allora, siamo tutti felici di questa vittoria qua, che abbiamo sofferto perché ci serviva vincere trasferta e diciamo togliere questo scima dalle spalle. Abbiamo lavorato tanto e quindi ce lo siamo meritati, diciamo. Volevo ringraziare tantissimo tutti i tifosi che sono venuti fino a Roseto a sostenerci. 20 fedelissimi. E non sono mai stati zitti neanche per un secondo in un campo come Roseto, e vorrei ringraziare veramente tanto. Allora, Giga, dicevamo, no? Insomma, è una vittoria importante soprattutto per insomma, la confidenza in voi stessi, per quello che è successo nell'ultimo periodo, l'uscita dalla Coppa, le 6 trasferte consecutive andate male. So che insomma in settimana vi siete parlati, vi siete confrontati e vi siete allenati insomma molto duramente. Sì, abbiamo avuto un periodo di callo, diciamo così, che adesso abbiamo parlato, diciamo che ne usciremo più presto possibile, abbiamo ripreso a allenarci nel modo giusto. Bene, Mago, dove te ieri te avevamo tenuto il posto, le mule alla barda? Mago, ma non te ieri allo stadio? Io ero su con Emilio. Ah, ok, vabbè, ok, tutto a posto. Bene, era anche lui. Sai, ti controllano che ci vogliono i testimoni. No, tornando seri con Roberto Urizio, voi la settimana scorsa avete fatto la prima pagina con il volto di coach Dalmasson con il punto di domanda sul suo futuro, raffica di messaggi al Caffè dello Sport che insomma criticavano il coach. Ribadisco, non sei degno di Trieste, quel messaggio incriminato a noi non piace per nulla, liberi tutti di criticare, ma quello è un altro discorso personale, qua parliamo di sport. È una vittoria molto importante da questo punto di vista per rasserenare l'ambiente, da una parte. Dall'altra chiaramente non è che sia stato uno stravolgimento dal punto di vista del gioco, quindi come dire, molto importante, primo posto in classifica, ora però arriva diciamo il nodo della stagione più importante. Certo, chiaro che ieri vincere e approfittare anche della sconfitta della Fortitudo da una botta di fiducia di cui c'era bisogno, giustamente come dici tu, pensare che tutto sia risolto per una vittoria in casa dell'ultima classifica sarebbe quantomeno ingenuo. Poi la scorsa settimana si è parlato tanto, ci sono state tante voci, tante cose, tante critiche che mi sento di dire un po' direzionate solo verso una persona. Io credo che Dalmasson è lo stesso allenatore che ha guidato questa squadra alla striscia di vittorie iniziali e anche l'allenatore che senza dubbio è in una situazione in questo momento in cui la squadra non ha espresso il suo meglio, e quindi anche lui delle responsabilità, anche lui, non solo lui, quindi al di là appunto di discorsi di dignità di essere a Trieste o meno che non stanno né in cielo né in terra, ma credo che insomma bisognerebbe essere un po' più equilibrati. Sappiamo che Dalmasson non è sempre molto ben visto da tutti, però approfittare di ogni minima occasione per tirare fuori vecchie ruggini, e parlo anche di magari non solo di tifosi ma anche di altre persone che lo fanno soprattutto attraverso i social eccetera, mi sembra un po' così fuori luogo e poco elegante. Comunque insomma ieri c'è stata senza dubbio una non so se una svolta, ma insomma sicuramente una vittoria importante
che permette di tornare al primo posto, e non è una cosa banale. Adesso insomma ci si aspetta ovviamente che questo sia un'inversione di rotta. Tra l'altro, come è capitato quella settimana scorsa, c'è qualche messaggio critico, ma c'è anche qualche attestato di stima molto chiaro nei confronti del coach. C'è uno che dice: Giga, ti ho visto in penombra. In realtà ieri, in un momento della partita, è stato fondamentale anche il tuo apporto, magari non con i punti, ma con i balzi, con altri giochi. No, non saprei cosa rispondere veramente. Non ho fatto canestro, a parte che ho fatto solo un tiro, però non era... Mi è andata la partita come volevo che andasse, succede. Diciamo però, Giga o Giga che dir si voglia, che insomma il tuo ruolo alle volte anche questo, no? Perché capita partite in cui ci sono altri protagonisti, in cui devi sbatterti in difesa, fare un blocco, aiutare la squadra. Quindi cioè, in partite diverse, no? Si ha un compito anche magari diverso. Sì, assolutamente. Io sarei uno che dovrebbe fare... diciamo blocchi duri, infatti sono entrato veramente, ho fatto un blocco talmente forte che mi hanno fischiato fallo in attacco. Vabbè, volevo far tirare cavaliere libero, però ho fatto fallo in attacco. Vabbè, sì, nessuno mi chiede di fare 20 punti a partita, a me mi chiedono fare dei buoni blocchi, prendere i rimbalzi e difendere forte. Che tra l'altro invece li hai fatti in più di un'occasione, tra cui anche, se non sbaglio, quella Fortitudo all'andata, non so se 18-20, ma eravamo giù di l'andata, lì. Sì. Quindi insomma... dimentichiamo la partita di ritorno. Vabbè, però il protagonista ogni tanto lo fai giustamente anche tu, dipende dalle giornate. Andiamo al calcio, passiamo alla Triestina, come abbiamo detto in apertura, 0-0 risultato finale, ma atmosfera finalmente insomma da stadio vero, quella del Rocco di ieri. Poi vedremo anche la coreografia dei tifosi rossolabardati, bella, con il faro, con tanto entusiasmo. Quanto alla partita, Bernardo Gulotta ce la racconta. In una giornata uggiosa, condita da pioggia, terreno pesante, controlli e limitazioni stradali, nervosismo in campo in virtù dell'importanza storica della partita tra le due squadre e nessuna rete nel corso dei 90 minuti, il vero vincitore ieri pomeriggio fra Triestina e Vicenza è stato il pubblico arrivato a Rocco. È stata una gara equilibrata e molto combattuta a livello agonistico, che si poteva sbloccare già al terzo minuto con Mensah per l'Unione, che tutto solo però ha sbagliato la zuccata a pochi passi dalla porta. In campo regna un sostanziale bilanciamento tra le due formazioni, che mettono grinta a centrocampo con i giocatori di rottura. Il Vicenza si affida più a lanci lunghi, la Triestina sfrutta l'agilità di Braccaletti, che superato il quarto d'ora ci prova dalla distanza. Lo stesso che poco dopo la mezz'ora recupera un pallone in attacco servendolo in mezzo, dove Bariti la cicca. La reazione del Vicenza è affidata a Ferrari, che dopo una buona azione dei suoi conclude troppo alto per impensierire Boccanera. Al rientro in campo per i secondi 45 minuti l'Unione prova a mettere la freccia, calciando dalla distanza, sugli sviluppi di un corner, ma anche sfruttando la velocità di Mensah e le giocate agili di Braccaletti, che in più di un'occasione è lesto a inserirsi in area ospite. Tutte situazioni che non hanno portato alla rete, cercata anche dal Vicenza da calcio piazzato all'80esimo, con la sfera che termina alta. Anche l'ultima accelerazione di Mensah, all'85esimo, sfuma a pochi passi dalla porta, difesa da Valentini. Finisce così, dopo 4 di recupero, un incontro molto sentito, a tratti nervoso, agonisticamente acceso ma non spettacolare. L'immagine che più colpisce è la curva dei tifosi della Triestina, che hanno incoraggiato gli 11 in campo per tutta la durata della contesa. Allora Mirko, bella cornice, partita importante contro il Vicenza, che ha portato con sé anche mille spettatori vicentini sugli spalti. 0-0 risultato finale, con tanto gioco prodotto, come avevamo detto in apertura. Vi manca proprio quel gol di cui tu sei uno, diciamo così, dei personaggi chiave lì davanti. Ieri rientravi dopo l'infortunio e hai fatto un po' di minuti in campo. Sì, diciamo che fino a qualche settimana fa era il contrario, e quindi però non subendo gol sicuramente si portano a casa punti. Cercheremo sicuramente di migliorare negli ultimi metri, però la strada è quella giusta comunque rispetto a quando subivamo tanto e portavamo a casa poco. Adesso comunque subiamo meno e comunque muoviamo la classifica. Adesso è un periodo della stagione dove bisogna fare punti, con le buone e con le cattive, però diciamo che sicuramente nella mole di gioco che produciamo qualcosina ci manca.
Questa tra l'altro è la bella coreografia dei tifosi con il faro della vittoria e tutte le coreografie delle bandiere e quant'altro, mentre arriva un altro messaggio di riconoscenza a coach Dalmasson. Mirko, una cornice che insomma è importante anche per voi in campo per insomma stimolarvi al risultato pieno. Beh, sicuramente con una cornice di pubblico così ci spinge a dare sempre quel qualcosina in più. Ieri a livello di spettatori diciamo che in Serie C se ne vedono un po' di coreografie e di stadi pieni. Sembrava quasi una partita di Serie B, diciamo, a livello di tifo e coreografia. A noi ci dà sicuramente una mano e speriamo che nelle ultime partite sia la nostra arma in più. Ecco Mago, qua qualcuno dice forse di far riposare Arma, che era con noi nell'ultima puntata. Torna Petrella a vedersi in campo, la squadra comunque insomma la prestazione c'è stata, chiaramente insomma, manca quel gol, no? Anche perché tu dicevi prima di iniziare, no? Qualora il Vicenza avesse segnato poi era dura. Sì, perché diciamo, l'impegno non è mancato, l'impegno è sempre costante, anzi sempre, ogni partita si vedono i ragazzi che si impegnano, io, una frase fatta alla morte, nel senso diciamo tutta la squadra, compresa la panchina, quando uno segna, quando uno cade, eccetera eccetera. Ieri ha vinto la società e il pubblico, perché finalmente abbiamo toccato quota 6.000 e qualcosa, però era una partita in programma col Vicenza, mancava da parecchi anni, era un derby diciamo regionale, neanche regionale, Triveneto, e però tornando alla partita, purtroppo chi la mette dentro vince. Chi non tira in porta non fa gol. Questo a te, mi dicevi prima, non tanto il gol, ma il fatto che non si è tirato nello specchio in maniera decisiva. Ieri non si è visto, tranne un'azione, quella del portiere che è uscito quasi sulle gambe dell'avversario nostro, cioè del nostro compagno, e il resto, quei pochi palloni verso la porta sono usciti, il nostro portiere... Ieri era nervoso qualcosa, anche lui ha fatto due piccole uscite magari col brivido, però la partita si è incanalata sul pareggio e il pareggio è rimasto. Giustamente, come dice Mirko, andiamo avanti con il punticino e la classifica, però noi abbiamo bisogno, purtroppo, perché i pareggi sono troppo, diciamo, ne abbiamo fatti tre nelle ultime tre partite. Diciamo, sulla classifica abbiamo perso qualche punto praticamente. Adesso le ultime 7-8 partite che ci sono dobbiamo fare assolutamente, certo, cominciando già domenica prossima nelle Marche a far tre punti, perché poi mercoledì c'è il Pordenone, poi c'è un'altra partita in trasferta. Adesso diciamo che il calendario, a parte il Pordenone e il Padova, dovrebbe essere a nostro... Non è mai sicuro, però un po' a favore. Io sono sicuro che i playoff li faremo, però più in alto arrivi, meno partite puoi fare e più facile diciamo trovi anche avversari un po' più stanchi. Adesso vediamo. Ecco Mirko, un tema che ritorna, abbiamo sentito parlare anche la scorsa puntata, il fatto che si tira poco soprattutto da fuori area. Tu non da fuori area ma da vicino, state autore di uno dei più bei gol dell'anno, quella giravolta con il tiro, e un fondamentale su cui vi allenate in allenamento, su cui i principali ha posto l'attenzione, cioè il tiro soprattutto anche dalla lunga distanza, che forse un po' manca. Ci sono tante segnalazioni anche da parte dei tifosi. Sicuramente ci alleniamo a calciare, questa settimana abbiamo calciato spesso, però bisogna trovare anche il momento giusto. Nel senso che tirare da fuori bisogna avere tiratori giusti e bisogna saper calciare da fuori. Quindi ci alleniamo per migliorare, però non è sempre facile far gol da fuori. Quel tuo gol bellissimo che poi insomma magari rivedremo, è stato un gesto istintivo o come dire, hai visto la situazione di gioco e capito che così potevi scattare l'avversario? Diciamo che siccome con il destro non mi fidavo tantissimo a calciare, ho preferito inventarmi qualcos'altro per calciare da era un modo più per arrivare vicino, a sinistro. Esatto. Poi alla fine ho calciato sempre di destro, però da molto più vicino che da fuori area. Vedi insomma come nascono le cose, insomma, da tra virgolette un diciamo così un timore di calciare, no? Di destra invece ne esce un gran gol. Vedi come
come succedono. Roberto, Triestina, il tuo punto della situazione invece, no? Importanti tifosi, ancora un pareggio, poi però guarderemo anche la classifica, siamo in una situazione che si replica praticamente da settimane, quasi immutata, no? A ridosso delle prime, no? Sempre il solito discorso, due vittorie e siamo secondi praticamente. Sì, ma la classifica è molto, molto corta, molto raggruppata in quella zona, nessuno riesce a fare quel filotto di risultati per staccarsi, per prendere un po' di margine rispetto alle avversarie, quindi si rimane un po' tutti lì. Mi dispiace appunto aver fatto questi 3-0-0 di fila, perché c'era la possibilità magari vincendone uno o due di recuperare delle posizioni, di essere lì, certo, con Bassano, Reggiano, San Benedettese 41, dire, Triestina 36, con due vittorie si è 42. Avevi 40 e lì da secondo. Esatto, quindi dispiace da quel punto di vista. Di positivo, diciamo, c'è sicuramente questa solidità finalmente raggiunta, grazie credo anche soprattutto all'innesti di Lambrughi in difesa e di Coletti davanti alla retroguardia, che danno molto equilibrio. Bisogna un po', diciamo, allungare questa coperta per riuscire a essere poi pericolosi anche in fase offensiva e trovare i gol sostanzialmente. Si era riusciti contro l'Albino Leffe anche con il Bassano, nonostante lo 0-0, a farlo. È mancato invece sia a Fermo che ieri con il Vicenza questa capacità appunto di creare occasioni, di fare gol. Vedete, continuano a alternarsi ancora messaggi per Dalmasson, che oggi sono soprattutto attestati di stima. Vedete, arrivano uno dopo l'altro. Giga, c'è stato un confronto col coach in settimana? No, cioè abbiamo parlato con coach, sì, siamo chiariti un po' che dobbiamo uscire da questa situazione, però io ho tutte queste critiche verso l'allenatore che è tutto, diciamo, che è merito suo se adesso parla su Trieste in questo livello qua, perché lui allena a Trieste da quanti anni? Da 8 anni, è ripartito da Serie B e adesso sta giocando in un palazzetto pieno, e quando all'inizio non so se andava tutta sta gente al palazzetto e tutte queste persone erano attaccate a questa società. Quindi io penso che meriterebbe molto più rispetto di quello che tantissime persone che ce l'hanno verso di lui. Ecco, Giga, guardando un po' anche la situazione infortuni, no? Questa è stata una partita che ha segnato finalmente, no? Una gara che, a esclusione di Fernandes, di cui ti chiedo anche di darci un'idea dell'entità del problema, finalmente si ritrova un contesto in cui ci sono praticamente tutti. Questa forse è la cosa più importante, no? Pian pianino arrivare al top della forma quando servirà. Alcuni dicono addirittura Tortona è entrata in forma troppo presto, è entrata alle finali di Coppa Italia, magari poi si spompa un po', hanno detto alcuni. L'importante è arrivarci dopo. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo? Secondo me è importante essere in forma a giugno, quando sei in finale. Quindi noi stiamo cercando di recuperare. Abbiamo recuperato tutti i giocatori, avevamo problemi con Daros, con Giavonte. Adesso stiamo tutti bene. C'è Fernandez, un piccolo problema, quindi ieri non hanno rischiato. Problema muscolare, giusto? Sì, no? Problema muscolare che penso che domani si allenerà con noi. Ecco, poi parlavamo anche prima di iniziare, c'è anche il discorso che i giocatori che magari non hanno subito grandi infortuni ma accusavano un periodo di forte stanchezza, per esempio Green è un giocatore che non si era mai fermato da più di un anno, no? E quindi forse anche la pausa gli ha, da un certo punto di vista, fatto bene. Beh, potrebbe essere vero, però Green e stanchezza sono due cose molto lontane, diciamo, che non si è instancabile. Quando noi siamo tutti morti per terra dopo allenamento, lui è sempre quello che continua a schiacciare, e quindi potrebbe essere vero, sì, perché tutta l'estate si è allenato, non si è mai fermato, quindi potrebbe essere anche vero questo. Bene, poi andremo a vedere anche discorsi di classifiche, daremo un'occhiata al girone ovest, perché poi insomma, ci sono anche gli incroci da tenere presente. Torniamo però allo Stadio Rocco per sentire mister nell'occasione Lotti, che tra l'altro in passato è già stato mister della Triestina, che era in panchina per la squalifica di Principalli, che in qualche modo comunque faceva arrivare le sue missive a bordo campo durante il match. Lo sentiamo, poi sentiremo anche il mister del Vicenza, che è l'ex Zanini, chi se lo ricorda ai tempi della bellissima B di Ezio Rossi, insomma, avrà un tuffo al cuore rivedendolo. Ecco intanto Lotti.
Penso che il primo tempo abbiamo avuto poco coraggio ad attaccare avanti, loro ci hanno messo un po' in difficoltà, non abbiamo tenuto bene le distanze e non riuscivamo a essere un po' così, forse con un po' di paura. Però dopo il secondo tempo siamo riusciti a fare quello che abbiamo preparato, avere un po' di più coraggio, tenerli un po' più alti e fare una buona gara nel secondo tempo. Sì, qualcosa sicuramente mancato in fase realizzativa, non siamo stati molto lucidi, abbiamo sbagliato forse qualche cross più importante, qualche palla un po' che andava sfruttata meglio. Forse in queste partite dovremmo essere anche un po' più bravi a prendere qualche palla sporca, qualche fallo, qualche palla inattiva, okay, per sbloccarle, perché queste partite si possono sbloccare anche con le palle inattive. Forse in questo campo qua, come in altre partite, due partite fa, secondo me abbiamo preso poche punizioni, pochi, la dobbiamo sfruttare meglio, dobbiamo cercare di gestire meglio queste cose qua. Sicuramente stiamo facendo un lavoro su queste cose qua, ma un primo lavoro mentale per avere coraggio e andare ad attaccare alti, non aspettare le squadre, noi vogliamo fare la partita e per questo stiamo lavorando su questa qua, perché è più una cosa mentale che tecnico e tattica. Forse la cosa che stiamo lavorando di più è proprio sulla mentalità di fare la partita, mentalità di volerla a tutti i costi, una mentalità vincente, ecco, una mentalità vincente. Voi mi conoscete da tanti anni e sapete che per me è stata un'emozione forte, perché entrare a Rocco con tutta questa gente, in questo clima nuovo, questo clima è sicuramente importante, è una bella cosa, una grossa emozione. Sì. Allora, parole importanti di mister Lotti, insomma, andare a, diciamo così, andare a guadagnarsi più punizioni, più palle inattive, essere più cattivi sotto porta, ha detto poi lavoriamo sulla mentalità. Mago, una delle chiavi anche, sì, riuscire a tirare più punizioni? Sicuramente una delle chiavi, prima poi no. A noi ci mancano i gol dei centrocampisti. Tu guardi qualsiasi campionato, dai juniores alle categorie dilettanti, alla Serie A, eccetera, e i centrocampisti sono quelli che durante un anno fanno i suoi 10, 14 gol, 15 gol. Noi abbiamo, sì, adesso il capitano li aveva perché ha fatto l'attaccante sulla fascia, diciamo, le altre partite, adesso 3-4 partite che fa il centrocampista, come si chiama? Il problema è i gol, ma cioè, non so se non se la sentono di tirare, non hanno diciamo, l'opportunità, eccetera. Io direi, cioè, non da profano, non è voglio fare una critica quella, vedendo che noi una partita, due partite, tre partite, col 4-3-3 restiamo sempre là, cerchiamo di, una volta, cercare di cambiare, facciamo un 3-5-2, cioè, giriamo qualcosa, perché se andiamo avanti così e pareggiamo altre due partite, è peccato. Perché 3-5-2, Mago? 3-5-2 perché noi giochiamo con 4 difensori intanto. Giocando con 3 difensori e 5 sulla linea mediana. Sulla linea mediana, con qualche terzino magari sulla destra, che all'occorrenza, se trovo una squadra che mi fa il 4-3-3, retrocedo un terzino, uno di fascia e faccio anch'io, capisci? Il 4-3-3. Comunque, il 4-4-2, scusa. Però questo deve fare l'allenatore. Io dico la mia così, no, non credo da profano, però cioè, a livello dilettantistico, cioè, se non segno oggi, non segno domani, dopodomani qualcosa devo fare. Roberto, cosa pensi? Sì, non so, 3-5-2 onestamente non lo vedo molto tagliato per questa squadra, perché non ci vogliono anche degli esterni che ti coprano tutta la fascia e non so se cioè, finiresti sostanzialmente per dover sacrificare, vabbè, Mensah sarebbe uno dei due attaccanti, finisci per sacrificare o Petrella quando torna a pieno regime, perché magari lui mi smentirà, ma nel 3-5-2 non penso che sarebbe un po' dura. Non c'entra, allora, se noi fossimo al posto del Padova, certe partite farei 1-9-1 per fare il punto, ma adesso il punto, cioè, serve per non perdere, ma tu fai, ho detto l'altra volta, e l'ho detto e lo ripeto,
una squadra che fa 36 partite, fa 36 pareggi, rimane campionato imbattuto, rischia la retrocessione o il play-out. Sì, perciò, ma sì, no, il problema non è... È vero o non è vero? Ma il punto è che secondo me col 3-5-2 non hai le io ho detto 3-5-2 per dire, si può tentare di cambiare anche, qualcosa, si può fare anche 4-4-2, si può fare 9-1-0, secondo me, cioè cambiare qualcosa, questo dico io, secondo perché me se la questione del modulo a giocare sempre uguale è sempre un po' sopravvalutata per i miei gusti, però insomma credo che tutto sommato questo è si è trovato un equilibrio con questo modulo. È vero, sono arrivati 3-0-0 di fila e tutti avrebbero preferito magari vincere qualche partita in più. Una vittoria però, e due sconfitte uguale. Però andare adesso a marzo a toccare degli equilibri così consolidati si rischia più di far danno che di far del bene. Poi magari sbaglio io. Insomma. Mirko, dici la tua. Esatto. Da diciamo dove giochi nel 3-5-2? Da nessuna parte. Nel 3-5-2... ma come seconda punta forse più che altro abbiamo provato una volta solo a fare il 3-5-2 in Coppa a Padova e forse è meglio che lo accantoniamo. Parliamo di altro, però è anche vero che se fai fatica col 4-3-3 a trovare il gol è giusto che qualcosina bisogna provare, cambiare, dici? Sì, provare, anche perché diciamo che siamo una squadra che può fare diversi moduli, poi alla fine per quanto riguarda il modulo possiamo stare qui a parlare giorni interi, si è sì, detto, ma io l'ho detto di cambiare, perché se continuo a pareggiare, no, ti capita una disgrazia che magari fai un autogol e perdi una partita, cioè io dico no, non voglio rischiare, non è che mi scopro, però cerco di... Cioè, penso, però ci si prova, dice sì, il mago. Dai, qualcosina si potrebbe cambiare. Proviamo anche perché... in allenamento, certo. Differente. Sì, no, il ragionamento fila ed è giustissimo, poi a questo bisogna più che altro parlare col mister perché lui ha abbastanza le idee chiare. Il mercato di gennaio sicuramente ci ha portato a dare un'impronta su questo 4-3-3 perché è arrivato un regista come Coletti. Tommaso e un centrale come Lambrughi che sicuramente sanno fare quel ruolo e lo fanno abbastanza bene. Il problema della prima parte di campionato era proprio che subivamo tanto e che anche se facciamo gol poi non portavamo a casa il bottino pieno. Adesso la medaglia si è ribaltata, quindi sicuramente cercheremo in questi mesi finali di raggiungere la concretezza davanti e continueremo a portare avanti questo modo di difendere che sta portando comunque dei buoni risultati. Roberto? Secondo me il problema vero che la Triestina davanti è che ha pochissime alternative. Se no, adesso Petrello era fuori, ma parlare anche di Keita. Esatto. O Keita. Onestamente Keita lo conosco pochissimo, per cui non ne parlo. Però finora abbiamo avuto Mensah, Petrella e Arma, che insomma comunque il loro bottino di gol li hanno fatti. Bariti è un giocatore che ha caratteristiche diverse, più un esterno puro, che magari cerca il fondo, ieri non gli è riuscito benissimo magari di mettere palloni dentro, però comunque non è un attaccante nel vero senso della parola. Pozzebon è incappato in una stagione fin qui deludente, magari speriamo si sblocchi, ma finora non è stato un'alternativa reale e quindi sostanzialmente ti devi aggrappare a questi tre. Un momento di calo di forma di Arma, anche un po' di stanchezza secondo me, che ci può pure stare. Petrella ha avuto qualche acciacco qua e là, Mensah lo hanno imparato a conoscere, anche ieri lo hanno marcato bene e quindi diventa più difficile essere pericolosi. Il Milan c'ha dei giocatori che ha pagato 300 milioni, 50 milioni e fa giocare Cutone, vedi, per esempio, sì, è sì. Quello che fa gol però. Sì, sì. Loro le alternative ce le hanno, questo è il punto. No, ma per dire... terzo attaccante è Andre Silva, che ieri ha risolto la partita. Gioca Cutone, che non costa niente, e che è un ragazzo... Ma costerà. Mago, però so che tu vorresti anche, tra le tue idee, c'è Mensah più vicino alla porta per magari guadagnarsi qualche rigore con la sua velocità, magari viene spremuta più lateralmente. Io vado sul concreto, nel senso, per amore di Dio, non vorrei che qualcuno pensasse che... Voglio imparare, voglio insegnare agli allenatori. Io ho seguito Mensah l'altro anno perché ha giocato contro di noi, certo. Con Verona, e giocava centroavanti.
ha fatto diventare matto due giocatori come Acquaro e Lenarduzzi, li ha fatti impazzire qua. Poi l'allenatore ha avuto un colpo di ictus e l'ha tolto fuori, sì. L'ultimo quarto d'ora e si è persa la partita. Erano i playoff, no? Sì. Giusto, ecco. Sì, no, sì. Ha giocato perché ha più spazi, cioè prende un fallo, è centrale, prende un rigore, è più facile vederlo, perché va dentro così. Dopo, se deve giocare lui, o Petrella, o indifferente chi, che giochi, ma io... Magari cioè, insieme. Questo, io faccio l'opinionista e dico la mia opinione. Giusto. Non offendo nessuno. Se domenica giocano come hanno giocato ieri e vincono 4-0, dice Di Mauro o Michelio o il mago esce munito. Petrella, però non è una cattiva idea sua questa di Mensa più vicino alla porta in certe situazioni, anche per eventuali rigori che praticamente la Triestina, non dico non vengono fischiati mai, ma insomma. Sì, diciamo che pure a livello di rigori qualcosina in stagione ci manca, non è che sicuramente ci è andata benissimo anche con gli arbitri, però... Per quanto riguarda Mensa, più vicino alla porta, all'inizio stagione con il 4-4-2 comunque giocava come seconda punta, quindi... Sì, ma giocava... Tu giochi largo anche perché sei svelto, certo. No? Lui è svelto anche. Un terzino, io ho fatto la vita del terzino, ma un terzino vedi anche gli altri. Sì, adesso ti spinge sempre centrale. Ti spinge sempre verso l'out, no? Diciamo. No, io ti marco, ma ti marco dall'interno, non ti marco dall'esterno. Sì, ieri il Vicenza chiaramente ha messo un centrale difensivo su di lui. Appunto, e abbiamo e lo buttava sempre fuori, sempre fuori. Sì, poi chiaramente un momento di calo c'è per tutti. Dico il mio pensiero, sai. Per me, io vi voglio bene a tutti. Sì. Se lui mette 11 portieri, per l'amore, però dico... Non è colpa di Principali né di Lotti, né di nessuno. Dico, abbiamo fatto 3 pareggi, guardiamo di fare qualcos'altro, non differenza. Certo. Ok, Mirko, non so se vuoi concludere il ragionamento, perché oggi il mago è demoniato, giustamente. Anzi, gli facciamo raccontare più spesso le barzellette all'inizio, così... Non ho letto, cos'è? Parte più vivace, com'è? Non ho letto cos'è era. Devi dare i numeri del Lotto, magari alla fine li chiedono. Mirko, vai. No, dicevo che comunque Davis è abituato a fare più ruoli, quindi sicuramente il mister saprà come smuovere questo momento molto meno fortunato in fase realizzativa, tutto qui. Bene, torno a Giga, o Giga come lo chiamiamo, in molti, non mi sono dimenticato di te, andiamo con la classifica del basket, così insomma ritorniamo a stampare un sorriso sul volto di tutti. Alma Trieste prima a pari punti con Bologna, ma prima di fatto in virtù degli non degli scontri diretti, ma della differenza canestri proprio conseguente a quella bella partita andata. Treviso, Udine e Montegranaro lì dietro a quota 30, esatto. No? Interessante la situazione. Sì, perché decideranno adesso queste ultime 7 partite, saranno fondamentali per le posizioni. Soprattutto quelli che hanno 28 punti se le giocheranno fino alla fine. Ecco, tra l'altro c'è Trieste a Verona e il derby in casa, quindi due tra le partite più difficili, ma ha, se non sbaglio, Montegranaro poi andiamo in trasferta. L'ultima partita andiamo a Montegranaro, che sarà molto 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 difficile. Bene, la prossima è Ferrara, ma ne parliamo dopo. Montegranaro, dicevi? Montegranaro, abbiamo fatto fatica a vincere in casa, ci hanno fatto sudare fino in fondo, è un'ottima squadra e sarà molto difficile, ma non impossibile. Ecco, però giusto a questo punto della stagione dare un'occhiata anche a quello che succede nell'altro girone, perché questo è il girone est, poi c'è il girone ovest che... Se per anni no, abbiamo detto sì, beh, ma insomma il nostro girone è più forte, la Coppa Italia però se l'è vinta Tortona, per esempio, e quindi insomma bisogna stare molto molto attenti. C'è Casale Monferrato che ha quota 36 punti, quindi stesse vittorie di Alma e di Fortitudo. Poi c'è la Givova Scafati a 32, Legnano e Biella a 30 e anche Tortona a 30. Quindi situazione, diciamo così, degli inseguitrici a quota 30 simili, qui però non ci sono due che si contendono almeno al momento la prima piazza. C'è da dire però, adesso io non vorrei fare così portare sfortuna, Giga, non so se sei della mia opinione, Casale che prima io non la vedo paragonabile a altre squadre del nostro girone, però
chiaro, arrivare primi per Trieste diventa sempre più fondamentale. Sì, no, per noi dobbiamo arrivare primi, questo è il nostro obiettivo prima di cominciare playoff, arrivare primi. Non saprei cosa dirti sull'altro girone, tutti sì, diciamo, girone est è molto più forte dell'ovest, però dopo arriviamo, noi usciamo subito, Fortitudo esce in finale, va a Ravenna contro Tortona, ma Tortona vince, quindi non saprei veramente cosa risponderti, cioè magari non è così... Però effettivamente Ravenna con la Fortitudo si è confermata una delle più in forma del momento e Tortona è la più in forma del momento del suo girone, quindi la finale di Coppa Italia ha un senso forse. Sì, Tortona diciamo che al momento è la squadra più in forma che abbiamo mai incontrato, anche perché che ci hanno battuto veramente, ma anche a finale hanno vinto di 30, sì, penso, sì. 25-30. Ma cosa, al di là di Tortona, cosa è successo in quella partita di Coppa, in quell'orario infelice, a ora di pranzo? L'1 e un quarto, perfetto per giocare. Sì. Non lo so, è successo che non siamo riusciti a giocare. Eravamo pronti, avevamo preparato la partita come tutte le altre partite, ma non lo so. Non saprei veramente. Mi dicevi prima di iniziare, non riusciamo a fare niente praticamente quella partita. Quella partita non siamo riusciti a fare niente, non c'è uno che si potrebbe salvarsi, cioè abbiamo giocato veramente male, nonostante ci abbiamo provato, ma dopo abbiamo perso di 25, quindi non avrei una spiegazione a quella partita là. Ecco, chiedo anche a Roberto Urizio che guarda sms dopo sms da analista qual è, no? Una settimana dopo gli animi sono un po' più raffreddati, però ci sono ancora punzecchiature e dall'altra parte attestati di stima per il coach, ma insomma la situazione è ancora bella pimpante dal punto di vista della tifoseria. Sì, beh, quello me l'immaginavo, anche perché la partita di ieri magari non è stata entusiasmante, nel senso che insomma hai anche rischiato qualcosa, però alla fine si è vinto. Quello che dicevo prima, non capisco perché tutto si concentra sempre e solo su Dalmasson. Come diceva Giga adesso giustamente, a Iesi hanno giocato male un po' tutti, però il bersaglio è stato uno solo. Queste sono cose che mi lasciano sempre un po' perplesso quando si cerca il capo espiatorio. Comunque siamo davanti a una squadra che ha passato un momento difficile, ma è comunque prima in classifica, per cui ci sono meriti della società, dell'allenatore, della squadra, e nel momento difficile ci sono stati problemi per la società, per l'allenatore e per la squadra. Questo credo che deve essere sempre una stella polare per tutti, non scaricare mai la responsabilità sul vicino di banco. Questo è una cosa che mi lascia sempre così un po' perplesso. Adesso appunto è tornato la vittoria in trasferta, è tornato al primo posto, sono convinto che insomma nello spogliatoio ci sono stati chiarimenti che ci devono essere quando le cose non vanno bene, e si riparte da primi in classifica, quindi direi che la stagione è tutt'altro che finita, ci sono ancora delle prospettive interessanti, per cui bisogna guardare avanti. Allora, ci è arrivato un messaggio che dice più minuti per Loschi, Giga, che come dire, è un giocatore, vedevo il messaggio, grande talento, forse era un po' ai margini delle rotazioni, va anche detto nel contempo che magari fa un partitone Baldasso che è sostanzialmente nello stesso ruolo, magari gioca meno, quindi anche lì è una questione anche di equilibri. Perché ogni partita è diverso, una partita gioca uno bene, l'altra partita gioca un altro bene, quindi anche i minutaggi dipendono un po' da questo. Non so, per dirti, la partita, io per dirti, parlando di me stesso, a Ravenna ho giocato quasi tutta la partita perché giocavo veramente una delle migliori partite della mia vita, quindi capita un po' tutti a qualsiasi persona, non so, magari domenica ha giocato di più Giavonte perché giocava bene, domenica prossima potrebbe giocare di più Cittadini perché sta giocando bene. Dipende un po' anche dalle giornate, perché è così, cioè, non può giocare sempre. In una squadra come noi, che siamo 11 giocatori che devono giocare tutti, è difficile che tutti giocano 30 minuti, è impossibile. Va bene, allora un istante di pubblicità, ci vediamo tra poco sempre qui al Caffè dello Sport.
Giulio Torlo. Bentrovati, seconda parte del Caffè dello Sport che tradizionalmente si apre con lo spazio riservato alla Pallanuoto Trieste. Ci ha raggiunto in studio Giulio Torlo, dirigente della Pallanuoto Trieste, sezione femminile delle cosiddette Orchette. Buonasera, bentrovato. Buonasera. Allora, vittoria per le ragazze di Italia di Ilaria Colautti, 8-4 contro il Varese Olona. Ci racconti un po' il film della partita mentre vediamo le immagini? Ma partita un po' strana in realtà, perché le ragazze hanno cominciato benissimo, subito molto attente e veramente vogliose di vincere, ecco. E probabilmente anche il Varese forse non se lo aspettava un inizio così intenso, tanto che abbiamo chiuso il primo tempo già sullo 5-0, quindi indubbiamente la gara sembra già finita. Certo che altri tre tempi bisogna giocarli e quindi è importante tenere sempre alta l'attenzione, cosa che le ragazze hanno un po' lasciato andare, ecco. Sicuramente gli altri tre tempi sono stati duri, molto più equilibrati, ma più che altro per un calo di tensione generale, ecco. E questo ovviamente ha portato a una gara in realtà poi molto più difficile, molto più faticosa e veramente quasi a inseguire in realtà una squadra che era con 5 gol di scarto sotto a noi, insomma, no? Ecco Giulio, forse anche un discorso legato al fatto che si tratta di fatto di una giovanile che gioca in un campionato di prima squadra, cioè una cosa molto importante per la società, ma che porta anche a questi cali? Assolutamente sì, indubbiamente la media dell'età, la media della squadra è bassa e quindi in queste cose qua si vede sempre l'inesperienza, insomma, delle ragazze, ovvio. Allora, dovremmo avere anche l'intervista con Ilaria Colautti subito dopo il match, mentre qua si dice Triestina andiamo ai playoff, giochiamoci la promozione e poi ne parliamo. Dovremmo avere Ilaria Colautti a bordo vasca subito dopo la partita con il Varesolona, eccola qua. Partita a due facce, sì, il primo tempo 5-0 per noi, sembrava una partita completamente in discesa, eravamo totalmente padroni del campo, riuscivamo a rubare palloni, a partire in contropiede e andare a concludere facilmente. Poi blackout totale, forse ci siamo un po' addormentate, abbiamo preso un po' sotto gamba, abbiamo visto che eravamo avanti e dal terzo tempo in poi è come se non avessimo più giocato, eravamo passive, subivamo e assolutamente, salvo il primo tempo, ma il secondo, terzo e quarto non possiamo permetterci dei cali di tensione di questo genere, questa maniera. Adesso testa il Como, col Como serviranno quattro tempi come il primo tempo, altrimenti sarà molto duro. Allora, questa è Ilaria Colautti, coach delle Orchette. Chiedo ancora a Giulio, insomma, come si prospetta la lotta per quanto riguarda i primi tre posti della classifica che poi garantiscono l'eventuale accesso ai playoff per giocarsi la possibilità della promozione, che non è un obiettivo, ma insomma sta andando bene il campionato, quindi ci si fa un pensierino, insomma, no Giulio? Ma indubbiamente diciamo che la prossima domenica sarà l'ultima giornata di andata, abbiamo lo scontro con la prima in classifica che non sarà assolutamente facile, però insomma le ragazze hanno già dimostrato più volte che sono capaci di tutti i risultati e quindi si può fare una partita difficile con l'ultima in classifica e allo stesso tempo anche fare un'ottima prestazione con la prima. Mi auguro che domenica sarà così. Per quanto riguarda la classifica, diciamo che ieri abbiamo anche ricevuto un po' di regali perché dietro di noi si giocavano uno scontro diretto e il Firenze invece è andato misteriosamente a perdere con il Padova e il Verona invece ha pareggiato appunto col Cagliari dietro a noi e quindi ci è andata di lusso, ecco. Adesso chiaramente dipenderà tanto da noi domenica prossima a Como, insomma.
Bene, sì, ci sono le notizie del nuovo cubone dell'Alba, i possibili chissà mega schermi, ma è tutto embargato a livello di notizie, qualcosa è filtrato, qualcosa è andato, dai prossimi giorni ne sapremo di più. Di certo, insomma, si sta lavorando al Pala Trieste o al Marena, che dir si voglia. Domenica si svelerà questa nuova cornice stile NBA. Mentre continuano a dire Keita deve giocare sulla pallanuoto, torniamo tra un attimo. Non so se siamo già in collegamento con Giorgio Veglia, allenatore della Principe Trieste, o se devono ancora... Allora adesso lo chiamiamo, così nel frattempo ne approfitto con Mirko Petrella. Keita, com'è in allenamento? Ma sicuramente è un giovane di prospettiva che può crescere tantissimo. Adesso è appena arrivato, quindi si sta ambientando e sta cominciando anche a capire la lingua, perché non la parla benissimo, quindi sicuramente ci darà una mano più avanti. Spero per la squadra che sia importante il suo arrivo. Ecco, che tipo di caratteristiche ha, giusto per spiegare anche ai tifosi che non l'ho mai visto? Sì, è un esterno d'attacco, non è una prima punta, quindi quando si parlava al posto di Arma o di Pozzeporn era un pochino più difficile metterlo dentro in quella posizione. Però ha un bel tiro, è bravo nell'uno contro uno, quindi ci può dare una mano. Dai. Bene, bene. Allora, non so se ora abbiamo il collegamento per quanto riguarda la pallamano, visto che prosegue la marcia vincente in questa pool playoff della pallamano Principe Trieste, con un'altra risultato positivo con il Cologne, terzo risultato utile in questa pool playoff, con protagonisti Udovicic e Crespo Diego. Giorgio, buonasera. Giorgio, mi senti? Vediamo se c'è il collegamento, dovrebbe esserci. Giorgio! Vabbè, allora lo sentiamo tra un istante, appena riusciamo a perfezionare il collegamento dalla regia. In attesa invece, visto che insomma anche Giga era curioso di vedere il cubone, ma non si può. Giga, domenica partita insomma, importante per confermarsi in casa. In casa lo diciamo 1500 volte ogni puntata, non si perde da tempo immemorabile, però ora insomma è importante confermarsi dopo questa trasferta. Sì, assolutamente sì, dobbiamo vincere contro una squadra che sta lottando per giocare playoff, che hanno mandato via allenatore, da quando infatti stanno facendo bene, da quando hanno cambiato allenatore, diciamo, e quindi che verranno qua senza perdere niente, se giocheranno contro la prima, e noi dobbiamo difendere la nostra casa per rimanere imbattuti. Certo, certo, partita quanto mai chiaramente importante per mantenere questa situazione. Padova-Bassano 1-1 al 56esimo, Roberto, risultato importante se sareste così? Secondo me era meglio se vince il Padova, perché lo considero ormai irraggiungibile, quindi... Sarebbe meglio se vincesse il Padova. Boh, vabbè, adesso insomma... c'è ancora tempo. c'è ancora tempo. Credo, suppongo che il collegamento ora ci sia. Giorgio, buonasera. Ciao Marco, buonasera a tutti. Ciao Giorgio, allora dicevamo, prosegue il cammino vincente in questa pool playoff, quanto mai importante, perché è, diciamo così, un antipasto della fase finale dei playoff e anche per la permanenza nella massima serie. Vittoria anche col Cologne, grandi Udovicic e Crespo Diego in fase realizzativa. Ma certo, è stato, diciamo, grande la squadra, perché stiamo facendo un campionato di ottimo livello al di là di tutte le aspettative. Sono partite difficili tutte, queste dei playoff e promozione. Siamo stati bravi, abbiamo forse perso un punto a Padova, ma però guardando bene forse l'abbiamo anche guadagnato. Siamo secondi in classifica e dobbiamo tenere duro, ecco, per conquistare questo girone unico. Giorgio, allora qual è il percorso ora? Perché questa prima parte di pool è stata quanto mai importante e positiva. Qual è il percorso? In che posizione bisogna arrivare per, diciamo così, conquistare la... parlando di playoff sembra strano, la salvezza in qualche modo. Ma diciamo che se siamo in 6, i primi 3 salgono direttamente nel girone unico di quest'anno. Non è una salvezza, è conquistare la posizione nell'elite. Sarebbe un miracolo, perché sai i vari problemi che ci sono, che c'erano, però a livello sportivo i ragazzi sono eccezionali. Abbiamo vinto sabato in casa col Cologne, che è una squadra buona, che ha fatto ottimi campionati, e adesso abbiamo ancora
5 partite, di cui sabato arriva a Trieste il Brixen, che è quello che diciamo ha una spanna in più degli altri, però viene a Trieste, cercheremo di combattere al massimo, però la strada è ancora lunga, i punti sono tanti, bisogna star fermi, sempre giocare al massimo. Io spero tanto a fine mese del miracolo di avere Pernic, però questo è un sogno, ecco, per concludere la grande. Insomma, lui giocherebbe anche con il polso incerottato, insomma, lo conosciamo. Il 22 marzo si toglie i chiodi che hanno messo sul metacarpo e poi vediamo cosa succede. Giorgio, tra l'altro sabato una partita, insomma, che ricorda episodi, insomma, emblematici della storia della pallamano italiano, Trieste-Bressanone, quindi anche un invito al pubblico a partecipare, no? Ma certamente noi, il pubblico si è sempre presente a Chiarbola, ma sabato ancora di più, perché è una partita difficilissima contro una squadra che diciamo era stata fatta per lo scudetto. Dopo siamo arrivati avanti noi, ma è stata una sorpresa, una squadra molto forte che vuole dominare questa promozione, conquistarsi il girone unico, perché hanno dei grossi investimenti, dei grossi sponsor, anche quest'altro anno già giravoci di uno squadrone, e noi siamo qua a combattere, certo. Avere questo che è chiamato il derby d'Italia, io mi spero che tutti i triestini ci vengano vicini ad aiutare questi ragazzi in questa impresa. Ti ricordo che sabato ha giocato 30 minuti un ragazzo di 15 anni, centrale, i primi 30 minuti della partita. Continuiamo in questo lavoro, far risultato e far crescere i nostri giovani. Bene, grazie Giorgio Veglia, in bocca al lupo alla Principe, sabato quindi tutti a Chiarbola per la gara con il Bressanone. Diamo un'occhiata invece alle altre interviste dalla sala stampa dello Stadio Rocco. Lambrughi, difensore, diventato il perno della Triestina nella fase arretrata, lo sentiamo nelle sue considerazioni nel post partita dopo lo 0-0 con il Vicenza, uno degli acquisti di mercato insieme a Coletti, sono risultati decisivi, sentiamo. È stata fatta bene la fase difensiva, però di sicuro abbiamo regalato il primo tempo senza mettere quella euforia, quell'entusiasmo che doveva esserci per fare 90 minuti completi all'arrembaggio, tra virgolette. Manca un po' di coraggio forse a voler cercare questi tre punti? Bah, più che coraggio, secondo me è proprio consapevolezza, ti dico. Secondo me dobbiamo avere più consapevolezza dei propri mezzi e sapere che quando entriamo in campo sappiamo quello che dobbiamo fare e lo dobbiamo fare. Tutto qua, secondo me. Forse anche un po' di coraggio non guasterebbe, però penso che dobbiamo alzare l'asticella noi giocatori, tutti, per cercare di questi pareggi che stiamo facendo di trasformarli in vittorie. Il campo accenna a questo tipo di gioco, perché ovviamente è un campo indegno, quindi bisogna fare purtroppo palle lunghe e battagliare, però penso che riusciamo ad adattarci anche a questo tipo di situazioni e come ti ho detto dobbiamo, secondo me, alzare l'asticella proprio noi e cercare di dare più qualità alla fase offensiva e migliorarla. Queste le parole di Lambrughi, più coraggio e più qualità alla fase offensiva, Mago. Non so cosa dire, guarda, a me dispiace perché un'opinione, penso che non metteranno in discussione il mio amore verso la Triestina. Io ho dato un'opinione, noi, poi se vogliono fare, lo vogliono fare, sono affari loro. Io non comando la squadra, io parlo, mi chiedono e io rispondo. E se quello vuol giocare i numeri del lotto e vince, tanto meglio, io ti do, c'è il 91, scemo chi scrive, è il proprio vero. Vabbè, Petrella, si parlava di calci d'angolo, un sms, altra cosa su cui lavorate che magari non funziona forse al 100%, anche perché poi calci d'angolo, avendo in squadra giocatori come arma, diventa un fondamentale importante, no? Sì, colpitore di testa. Ieri così. Qualcuno non è andato a buon fine, però se rivediamo l'occasione la più nitida è stato su un calcio piazzato, il colpo di testa di Mensah al limite dell'area piccola, quindi... Poi, bene o male, le occasioni le creiamo lo stesso, anche se non arrivano tutti, quelli che arrivano sono sempre pericolosi. Mirko, come ti trovi nel ruolo in cui vieni messo in campo? Sei a tuo agio? Avresti bisogno di giocare magari più da seconda punta centrale? Come la vedi? No, dopo diversi anni sono tornato a fare l'esterno d'attacco, che è il mio ruolo come sono nato, diciamo. Nel corso della mia
poca breve carriera per il momento, ho fatto diversi ruoli, anche l'attaccante, però diciamo che il mio ruolo prediletto è l'esterno d'attacco, quindi diciamo che questo modulo per me va benissimo. Ecco, poi torna anche un discorso, Roberto Urizio, relativo al fatto che sì, la Triestina magari è un momento in cui non sia molto, però poi fuori casa fa dei risultati spesso incredibili, quindi anche in chiave playoff può essere una squadra che, come dire, stupisce. Intanto ha segnato il Padova di nuovo, ma, Ale, diciamo, ma 2-1. Secondo me la Triestina ai playoff potrà essere una mina vagante, poi è chiaro che un playoff da 28 squadre in cui ne va su una sola, fare pronostici è praticamente impossibile, però per le caratteristiche di questa squadra, che come abbiamo detto mille volte si trova molto più a suo agio quando deve affrontare avversarie magari più di livello un po' più alto, che però lasciano giocare, ti danno un po' più di opportunità, appunto di avere un po' di spazio, ecco che le caratteristiche della Triestina, come abbiamo già visto in trasferta ma in generale contro le squadre più blasonate, può essere una caratteristica appunto che consentirà alla Triestina di fare un po' di strada in questi playoff, poi appunto senza illudere nessuno ovviamente su possibilità di promozione, ciao, eccetera. Vabbè, Urizio ha chiamato il risultato per il Padova. Volevo tornare a Giga, al basket, anche per chiedergli un po' come si trova in questo ruolo un po' di tutto fare, no? Perché alle volte vieni schierato addirittura in certi casi da 5, alle volte ti si chiede il lavoro difensivo, tante volte invece si è partito addirittura in quintetto, anche per esempio affinando fondamentali come il tuo tiro da tre punti, che all'inizio non si notava, invece specie al Pala Trieste o al Marina, che dir si voglia, insomma hai spesso bombardato con efficienza, insomma sei un po' un tuttofare tra virgolette. Beh, è un po' tutto fare, ma non sa fare niente bene, ma diciamo. Perché? No, no. No, vabbè, no, in questo ruolo mi trovo benissimo perché mi sento a mio agio, cioè era quello che so fare. Ovviamente mi trovo meglio da quattro, perché quando trovo i lunghi, i veri, faccio fatica a tenerli in post basso, che preferisco tenerli, non so, per me, per dirti, a Roseto era molto più semplice mancare Lupusor che un 4. Come me, che mancare Infante, che giocavo proprio da 5, che spara canestre, faccio più fatica. Però a Trieste, cioè, come mio ruolo, mi trovo benissimo. Giga, benissimo. Domanda in diretta, quanto sono importanti triestini, Cavaliero e Coronica a livello di gruppo? Molto importanti, soprattutto Cavaliero, che tutta l'esperienza che c'ha. A me mi aiuta sempre, mi dice i consigli, fai così, non so, in difesa magari sono girato dal lato sbagliato, oltre che allenatori, che mi dice anche lui. Quindi a me personalmente Daniele aiuta tanto, sia come giocatori che come persona, che ha molto più esperienza di me, ha sempre giocato fuori di casa, quindi se ho bisogno di un consiglio vado sempre con quelli grandi, come Daniele o come Cittadini. Tra l'altro poi c'è anche la caratteristica di questa squadra, che quando sono tutti disponibili, no, c'è addirittura la rotazione, quindi una cosa in più, uno va in tribuna, che non è una cosa da niente. Per esempio Coronica, dopo un periodo in cui sostanzialmente non si vedeva neanche in panchina, è stato capace di dare un contributo importantissimo sul campo anche in pochi minuti. Sì, è così, perché tutti i giocatori che giochiamo, 11 giocatori che stiamo giocando in questa squadra qua, secondo me se metti qualsiasi giocatore in una squadra che vuole, non so, lotta per playoff, potrebbe giocare 25 minuti tranquillamente. Quindi è così, a volte sto fuori Coronica, una volta è stato fuori Prandin, una volta io, quindi tocca stare fuori, ma questo non è un problema, cioè non vuol dire che oddio sono stato fuori e domenica prossima gioco male, no, sei stato fuori è buono, da martedì dopo che riprendi allenamento si azzera tutto e si riparte da zero. Giga, sei un ragazzo speciale, ti hanno anche triestinizzato a livello enogastronomico, ho visto cevapcici e gnocchi di pane. Buonissimi cevapcici, li mangio spesso, guarda. Ecco, i gnocchi di pane anche ti piacciono? Gnocchi di pane invece... Non ti ricordi? Non l'ho mangiati, ma... Così. Boh. Mentre le palacinche del giovedì si confermano come tradizione? No, venerdì. Palacinche, okay. Sono molto importanti, che ci porta sempre Alessia, che...
è la mia amica di palacinghe, ci chiamiamo così, amici di palacinghe, ci porta tutta la squadra. Bene, devono esserci anche perché mi sa che sono scaramantici. Gianni Lizes è sempre su internet, lui gagiga, vabbè, e questo è un battutone, insomma, che inutili commenti. Comunque, voltiamo pagina per un momento e vediamo una cosa un po' diversa dal solito, cioè la Triestina Saragama, star del calcio femminile, perché è capitana della Juventus e capitana della nazionale, ha giocato con il Paris Saint-Germain, ha vinto lo scudetto con il Brescia, non dimenticarmi che ha iniziato a 7 anni sul campo dello Zaule, è diventata una dei 17 modelli femminili di tutto il mondo. Ci sono Frida Kahlo, c'è la grande aviatrice statunitense, insomma personaggi storici che hanno ispirato la nuova linea delle Barbie, personaggi donne, le Shiro, così sono state battezzate, che insomma hanno rotto gli schemi nel campo delle donne nei più disparati campi della vita, dell'arte, dello sport e delle professioni, diventando dei modelli per le nuove generazioni. Vediamo la nostra, ci permettiamo di dire nostra, appunto, Sara Gama in versione Barbie. La triestina Sara Gama, capitana della Juve e della Nazionale, diventa il volto della Barbie calciatrice. La ragazzina cresciuta nello Zaule ad Aquilinia, squadra con cui fu tesserata a soli 7 anni, è stata inserita dalla Mattel tra i 17 modelli femminili scelti per la linea Inspiring Women. Le bambole, lanciate in occasione dell'8 marzo, sono ispirate a donne che nei settori più diversi hanno rotto gli schemi, diventando una fonte di ispirazione per la prossima generazione di ragazze. E in un mondo tradizionalmente maschilista come il calcio, Sara è un'icona. Che cosa risponde ai ragazzi che dicono che il calcio è uno sport solo da maschi? Ma direi che il calcio è uno sport per tutti, come lo sono tutti gli sport. Non sono per maschio o per femmine, tutti possono fare tutto. Tra le Shiro, ovvero eroine ispiratrici, oltre alla triestina di padre congolese e cospiegata la bellissima capigliatura afro, ci sono donne che hanno segnato la storia, dalla pittrice messicana Frida Kahlo all'aviatrice statunitense Amelia Earhart. Sara è un vero esempio, dentro il campo per la sua straordinaria grinta che l'ha portata dal Tavagnacco al Brescia, dove ha vinto lo scudetto, sino in Francia al Paris Saint-Germain e alla Juve, ma anche fuori, vista la laurea in lingue e ruolo nel consiglio della federazione. Ma diventare una Barbie di certo non se l'aspettava. Non mi ci vedo molto nel modello, però insomma è bello sapere che qualcuno si ispira a te. Oh, grazie per questa giornata, spero che tu ti sia divertita. Sì. Ricordati che puoi essere tutto ciò che desideri. Ciao ciao. Ciao. Vabbè, bellissimo volto, bellissima testimonial, mago, i trick come dicono adesso, insomma le capacità di palleggio da top player. Forte, forte. Veramente. È una delle 50 giocatrici più forti del mondo, è stata inserita, quindi... Certo, tra le 50 big del calcio femminile, quindi insomma... Cioè, una delle Scapolo... Maurizio è contento Scapolo, quindi non c'è problema. Fa un'intervista. Ecco, se volete mandare un messaggino per Maurizio, lui è chiaro. No, fate, lasciamo stare. Vabbè, preferisci che il Padova vinca, mi sa, sei più... Ah, vabbè, insomma, poi... Vabbè, se volete mandare un messaggio comunque, insomma, noi siamo aperti. Sì, vabbè, sì. Comunque, Mirko, hai visto che numeri comunque la... Ma non è male. Non è male. Sì, ma sì. Giga, sei super in campo, umanamente modesto e guerriero, un idolo qua, un plebiscito per Giga. Grazie mille, guarda. Va bene, a proposito di insomma donne che fanno sport tradizionalmente, diciamo storicamente, da maschi, ma non per questo, come dire, non sono altrettanto brave o spettacolari nei loro confronti, insomma Giulio Torlo non può che testimoniare questo, no? Perché il pallanuoto è uno sport in cui... Insomma, sopra e sott'acqua si danno botte di santa ragione, inutile dirlo, eppure insomma le ragazze che si avvicinano alla disciplina sono tantissime e sono super grintose come i maschi, se non di più. No, sicuramente di più, di più. Io ho avuto modo anni fa, quando in realtà ancora erano poche le ragazze che giocavano a pallanuoto a Trieste, di fare partite di allenamento così con loro. Preferivo di gran lunga giocare contro i maschi perché la mia schiena ne risentiva con le unghie
e quant'altro, insomma. A parte questo... Scusa un attimo, le unghie non si devono tagliare e vengono controllate dall'arbitro sì, prima sì, delle certo, partite. Durante le partite ufficiali, ah. Sì. Ovviamente durante una partita di allenamento non si sa mai. Ah, ho capito, diventa un po' nightmare, insomma, ho capito. Vabbè. E poi le ragazze hanno i costumi interi, no? Chiusi sulla schiena, noi no, e quindi era un graffio libero. Era una superficie ottima per farsi le unghie, insomma. Certo. No? Poi bisogna anche andare dalla propria ragazza e dirle che sono state le sì, ragazze esatto, amichevole, esatto, non qualcos'altro. No, e non altro. Anche infatti, lì non infatti. Sei messo bene. Comunque, no, a parte questo, indubbiamente negli ultimi anni sono aumentate tantissimo le ragazze che si avvicinano alla pallanuoto. Veramente ormai negli ultimi 6-7 anni il numero è completamente cambiato, ormai abbiamo dall'under 13 in su tantissime ragazze che partecipano agli allenamenti, che si avvicinano partendo dal nuoto e anche semplicemente compagne di classe, di scuola che conoscono e iniziano e poi difficilmente si disinnamorano, ecco. Giulio, immagini dei maschietti da preparare in regia per parlare, diciamo, del lato in questo momento più complicato. Due sconfitte nel corso di una settimana, prima con l'Ortigia Siracusa dell'ex coach Piccardo, poi con la Canottieri Napoli. Momento difficile perché, insomma, questa salvezza diretta diventa un po' più difficile da conquistare per quanto riguarda la formazione maschile che milita in Serie A1 contro le big della Water Polo Nazionale. È un momento duro. È un momento duro, è un momento un po' anche, diciamo, di transizione. Era previsto un anno duro, forse in realtà si sta rivelando più duro di quello che si pensava. È chiaro che la squadra è stata cambiata parecchio dall'anno scorso, ci sono sempre più ragazzi giovani, ragazzi che sono cresciuti dai nostri vivai. E da quel lato è molto positivo perché da quel lato abbiamo ormai non soltanto uno o due, diciamo, vecchi, insomma, trentenni, ma abbiamo 4 o 5 ragazzi che sono anche ancora nelle giovanili, quindi oltre a fare i campionati dei giovanili stanno giocando in A1 contro i campioni d'Italia e olimpici anche, no? Quindi da quel lato è positivo, chiaro che sta diventando difficile, ecco, adesso vedremo sabato in casa con il Posillipo, è assolutamente una partita quasi da dentro fuori. Certo, molto molto importante. Poi io e Roberto Urizzi avevamo un legame particolare con la Pallanuoto Trieste perché commentammo sì. La partita decisiva per la promozione in A1 dei ragazzi di allora coach Piccardo, fondamentale mantenere l'A1 perché insomma ci sono stati tanti anni di A2, tanti anni di sconfitte poi alla fine, ai playoff, quanto mai difficile poi riconquistare l'A1, quindi insomma tutti con le dita incrociate, Roby. Beh, assolutamente sì, perché poi questa è una società che ha negli anni bui dello sport triestino è stato veramente una mosca bianca che ha un po' anche trainato, se vogliamo, il resto del movimento sportivo cittadino, quindi questo è un anno non facile, però la salvezza magari tramite i play-out, che a questo punto credo sarà difficile evitare, però è un obiettivo comunque raggiungibile, per cui bisogna stringere i denti, stringersi attorno appunto a questa realtà importante, perché poi si gioca una Serie A1 di uno sport dove l'Italia è tra le nazioni di vertice al mondo, quindi è un campionato veramente tosto, essere tra le prime 14 squadre italiane vuol dire qualcosa. È stato un traguardo costruito in tanti anni, partendo addirittura dalla Serie D, per cui bisogna fare il possibile per mantenere questa categoria e ricominciare un ciclo che porti a obiettivi un po' più grandi.
Allora, abbiamo ancora un'intervista dallo Stadio Rocco con, tra l'altro, l'ex della Triestina Zanini, ora allenatore del Vicenza. Poi torniamo per i prepartite, una domanda sul derby anche al nostro Giga, perché insomma si avvicina la data del derby all'Almarena. Vediamo però Zanini nella sala stampa del Rocco, ex grande della Triestina, quell'anno di Fava, insomma, un momento in cui i tifosi triestini veramente hanno sognato la Serie A. Penso che il primo tempo soprattutto potevamo andare in vantaggio noi. Secondo me c'erano un paio di situazioni che potevamo sfruttare meglio noi, un paio di situazioni che poteva sfruttare meglio l'arbitro. E la partita lì, il primo tempo, l'abbiamo fatta molto bene. Secondo tempo siamo stati un po' più, abbiamo giocato un po' più di rimessa, mentre il primo tempo, ripeto, sono molto molto contento di come ha giocato la squadra contro una buona squadra, assolutamente. Sulla rete non voglio dire niente, ma secondo me c'era un fallo da ultimo uomo clamoroso, quindi per me in quella situazione lì, però ripeto, sono episodi e la squadra ha interpretato benissimo la partita in un campo difficile contro giocatori fisici. C'ho Jakimoski con un taglio sul piede, punti. Crescenzi, punti sull'occhio. E Tassi, forse frattura al naso. Diciamo che non è stata, sotto quel punto di vista, una partita fortunata. È stata una partita maschia, ma va bene così, il calcio è anche questo, non siamo qua a piangerci addosso. È stata una partita maschia, una partita finita 0-0, questo è il calcio di Serie C. E quindi noi siamo protagonisti, sappiamo che queste sono le partite. Da qua alla fine, specialmente adesso che i punti probabilmente valgono doppi per varie situazioni, e quindi sono battaglie. Queste le parole di Zanini, che più che centrocampista era un trequartista, però mago, che begli anni, che bei gol anche, sì, no? Era bravo, veramente. Poi ha fatto i gol abbastanza lui. Bene. Mirko, prepartita del prossimo match della Triestina, sperando naturalmente di muovere ancora la classifica. Sì, andiamo a Sant'Arcangelo, che sulla carta sembra una partita facile, ma invece è tutt'altro, perché non ci dimentichiamo che settimana scorsa il Padova ha perso in casa 2-0 col Teramo, che era penultimo in classifica, quindi questo è un campionato strano e l'insidia è sempre dietro l'angolo. Veniamo da 6 risultati utili consecutivi, 2 vittorie e 4 pareggi, quindi cercheremo di allungare questa striscia sperando soprattutto di fare quel gol che tanto manca. Giga, invece, 2 battute: da una parte la prossima gara e poi un pensiero al derby, perché ci è arrivato qualche messaggio dei tifosi. Arriva nel corso delle prossime gare il derby tanto atteso tra le mura amiche, e c'è insomma grande voglia di riscatto dopo la partita andata. Sì, perché all'andata, diciamo che il derby non è andato come volevamo che andasse, e quindi allora in casa secondo me sarà bellissimo, perché vedere esaurito Almarena sarebbe veramente, cioè sarà esaurito sicuramente, e quindi sarà uno spettacolo assurdo come è stato contro Fortitudo. A partita sarà difficile ovviamente, però in casa si può fare tutto. Bene, bene così. Mago, sei caldo? Ma tiepido. Tiepido. Per le barzellette la temperatura sì, giusta? Sì, una breve proprio. Vai. Non so se l'ho già raccontata, ma al mare, là verso l'Istria, c'è uno sta mangiando, sta facendo merenda. Mm-hmm. Mangia. E c'è un bambino là che lo guarda vicino, 2 metri, lo guardava così. Insomma, mangia, da dove fa? Piccio, quanto tempo sei che non te mangi? Stamattina, bon, te pondai in acqua. Allora, torno serio un attimo, rifacciamo vedere la foto della curva, se possiamo, della curva Furlan, perché il Comitato Unione Sportiva, insieme alla Società Sportiva Triestina, il Centro Coordinamento, la curva Furlan, ringraziano tutti i tifosi che hanno contribuito con le loro offerte alla riuscita alla raccolta di fondi per Manuel, una raccolta fondi che vuole essere un aiuto concreto alla famiglia di Manuel, che soffre di SLA, per le cure che naturalmente la famiglia affronta ogni giorno. 2.030 euro raccolti, quindi grazie a tutti coloro i quali
hanno aiutato. Nella serata del 16 marzo si svolgerà presso il Teatro Stabile di Trieste, in via Grandaio 12, un'altra serata per Manuel e per dare un calcio alla SLA, iniziativa importante per una causa importante che è stata sostenuta dai tifosi della Triestina. È tutto per questo Caffè dello Sport, ci vediamo lunedì sempre su Tele4 alle 9. Ciao!